Allora, eccoci di nuovo in diretta, continuiamo a parlare di sociale perché c'è un progetto in atto nella zona di Marianella, una zona un po' difficile insomma, del nostro capoluogo partenopeo che però sta ritrovando la luce attraverso il buon supporto, santo supporto dello sport, possiamo dire che è salvifico in alcuni casi. Lo chiediamo a Stefano Pisani che è un responsabile di questo progetto, peraltro diciamo sin da subito che c'è un ripristino di quello che era il campo di calcio destinato agli allievi del Napoli. E non solo quello, in ogni caso non sono uno dei responsabili ma sono il progettista incaricato. Vabbè, insomma c'è un grande interesse da parte sua. Sicuramente sì, ma bisognava immaginare lo sport in un'altra dimensione in questa città. Cioè lo sport da solo di fatto non produce reddito, non produce aggregazione se non ci mettiamo praticamente la salute e la cultura vicino. Abbiamo pensato a valle subito del bruttissimo episodio che si verificò ai danni di quella guardia giurata, Francesco Durante, di improntare tutto l'investimento sul digitale, cioè sulla lettura facciale. Io e gli imprenditori di riferimento ci mettiamo la faccia, è giusto che chiunque entri all'interno di quella struttura ci metta la faccia. Ma non basta, l'abbiamo dotato di tutte le infrastrutture necessarie allo svolgimento dello sport etico. Con uno strumento, vedete le immagini, queste sono immagini che ha girato un ragazzo di 15 anni, Francesco Cianci. Eccolo qua, ce lo racconti un po'. L'idea di un campo, questo campo era abbandonato. Attualmente è una carciofaia, un campo di patate, completamente degradato. Poi magari in un'altra occasione verrò qui a spiegare perché c'è il degrado e nasce il degrado, gli altri muri delle opere incomplete. Però restiamo sul campo adesso, ritorniamo sul campo. Ci interessa. La struttura praticamente si articolava su tre campi regolamentari di calcio a 11. Noi invece abbiamo ripristinato un campo di calcio a 11, due campi di basket, due di tennis, due di paddle tennis per la prima volta in città e un palazzetto dello sport che dedicheremo proprio a Francesco Durante, con un minimo di strutture commerciali a latere che servono a mantenere le strutture sportive. C'è anche un centro di medicina sportiva. Soprattutto c'è un centro di educazione alimentare, che è quello che manca ai bambini ai quali praticamente vengono propinate merendine a tutto spiano dalla mattina alla sera. Io ricordo che la mia infanzia era fatta con il pezzo di pane, il pomodoro e l'olio ed era anche un po' di ricottina. Anche un po' di ricottina, poi scopriremo gli altarini in separata sede. Le stavo dicendo, in più, oltre al centro di medicina sportiva, c'è una ferresteria con 92 posti letto, 4 per i disabili, e udite, udite, il primo laboratorio di didattica virtuale fatto in convenzione con Apple Education. Senta, tutte grandi iniziative, sì. Quali sono più o meno i tempi di realizzazione, a che punto siamo, come stanno procedendo i lavori? Oggi proprio alle 3 ho il primo incontro ufficiale con... Più che udire vorremmo toccare, ecco. Non lo dica a me, perché veramente c'è grossa attenzione sul territorio per questo progetto innovativo, unico nel suo genere. In Europa, attenzione, per cui di fatto la mamma potrà prenotare la spesa online, avremo, se la proprietà non avrà nulla in contrario, un direttore di lavori per immagini, perché bisogna praticamente, ora ci avviamo al BIM, che praticamente è un'innovazione stratosferica nel mondo dell'ingegneria, i registri di cantieri li farò per immagini, perché è giusto conservare la memoria storica di come vengono fatte le cose. Serve evitare disastri, dissesti e difetti di manutenzione. Certamente un progetto encomiabile. Io le vorrei chiedere, quali sono i costi, da dove arrivano i fondi in un periodo molto difficile anche per le casse comunali? Allora, glielo dico subito, praticamente con quel minimo di commerciale serve a fare lì leva finanziaria per un investimento stimato attualmente intorno ai 40 milioni di euro. Quindi di fatto praticamente le strutture commerciali introdotte servono per fare leva finanziaria e per la gestione etica dello sport. Una risposta immediata da parte dell'istituzione? C'è stata un po' di reticenza? Assolutamente no, deve essere. Allora, il progetto è stato condiviso dal basso, perché in questa città bisogna condividere con gli utenti finali i progetti. Per cui io sono andato nelle scuole. I direttori didattici e i dirigenti scolastici, perché abbiamo scuole superiori e scuole di secondo grado, mi hanno indirizzato su quelle che erano le necessità del territorio. Tant'è che non troverete la piscina, perché ho due piscine, una a 1200 metri lineari e un'altra a 800. Sarebbe stato stupido praticamente creare dei conflitti di territorialità sulle medesime discipline sportive. Dopodiché siamo andati alla municipalità. La municipalità ci ha accompagnato dal Consiglio Comunale, che è l'organo sovrano per le varianti urbanistiche, e poi abbiamo convocato gli assessori competenti attorno a un tavolo. Oggi alle 3 abbiamo la prima seduta di conferenza di servizi. Non la tratteniamo oltre misura allora, però è interessante anche capire quali sono i soggetti in campo, quanti sono, se c'è una differenziazione anche tra di loro.
Dai, i soggetti in campo sono tutti soggetti legati al mondo del digitale, vi ho anticipato il nome di Apple perché mi è stato autorizzato a poterlo fare. Gli altri sono grossi soggetti leader nel settore per quanto riguarda grande distribuzione. Abbiamo ipotizzato un supermercato all'interno, oppure nell'abbigliamento sportivo, oppure nel... Insomma, un campus, un luogo unico, un luogo culturale, sportivo, sicuramente importante per il quartiere. Certo. Sarà sicuramente curioso però di conoscere anche la tempistica, nel senso che quando avremo la possibilità di usufruire del campus... Guardi, sono reduce da una riunione di carattere tecnico. Una volta avuta l'autorizzazione, noi contiamo di cantierare subito l'intervento. In 18 mesi finiremo praticamente le strutture murarie, sono tutte strutture prefabbricate, e dopo 24 mesi contiamo di chiudere la struttura. Può essere anche un esempio per altre zone di Napoli. Ma sicuramente più sì, fortunate, perché Marianella insomma da sempre è una zona comunque che da un certo punto di vista arranca dal punto di vista economico, sociale, ci sono sempre delle problematiche, abbiamo visto anche il campo di calcio ridotto, sì, un po' allo stremo, non soltanto, anche altre strutture fatiscenti che hanno bisogno di una mano pubblico-privata per rivedere la luce, quindi può essere anche un simbolo questo progetto. Sicuramente sì, perché è un format, non le nascondo, altri comuni d'Italia mi stanno contattando per avere l'opportunità di realizzarli sui loro territori. Quali comuni? Comuni oltre confine campano, ringraziando il cielo, addirittura Varese o altre strutture, però le stavo dicendo, è un format che praticamente potrebbe essere un primo segnale per il rilancio delle periferie, perché se immaginiamo la periferia intelligente, dalla periferia possiamo avere maggiore intelligenza dai centri di potere. Anche perché dalla periferia si concentrano sempre grandi talenti, no, in svariati campi, lo vediamo nel abbiamo mondo. Parlato anche prima. Vengo da Soccavo. Quindi Soccavo non è periferia, però. È periferia estrema, Soccavo pianura, sì, la periferia estrema della zona nord-occidentale. No, è centro città. Questo lo dice lei. Sì. Bene, aspettiamo quindi la riuscita del progetto, noi ringraziamo il nostro ospite. Ringrazio voi. Grazie davvero, progetto encomiabile, tanti auguri, buon lavoro e noi ci vediamo subito dopo la pubblicità. Restate con Mattia 9, grazie. A tra poco.